Hai detto delle cazzate in materia, sei un tuttologo di cazzate, mi dispiace, anche perché ogni tanto in questo... Mi dispiace molto perché ogni tanto in questo vaniloquio in cui hai detto l'arte è sempre stata borghese, che non vuol dire niente, è solo una cazzata, va bene. Scusa, ma tu sei un artista? No, sono... E che cazzo le interessa? Io non sono. Vai. Ma figura. No, figurati, ma l'immortacci tua, cosa ti interessa? Va bene, basta. Diglielo Franco alla romana, l'immortacci sua, non è un artista, che gli frega dell'arte a sto stronzo. Vaffanculo. Per favore. Basta. Dire la cosa. Sono venuto qui per disgustarmi. Voglio vomitare. Siete un cessi, diceva Totò. Cessi, la banda, cessi. Sì, certo, no, ma lei si immagina se vomitasse tutto il teatro invece addosso a lei che cosa succederebbe? No, Totò. Eh? Dove? Vorrei... Bella questa vomitata, questa di massa. Vorrei che l'arbitro tirasse fuori il cartellino giallo. Se il teatro vomitasse tutto si vomiterebbe addosso. Mi spiego? Perché ci provate, la galleria come fanno? Siete armati di vomito a getto? Non ho detto la cosa più triste. Ma sarebbe opportuno, io mi vomito sempre addosso, ve lo sto dicendo, le parole sono in libertà. Qualunque tuttologia è cazzata e qualunque problema è un falso problema. Poi una volta tanto in questa trasmissione si sta parlando davvero di cazzate, finalmente. Era l'ora di riconoscere che si parla sempre di cazzate. Questa sera stiamo dicendo che non stasera sono cazzate, ma che sempre si parla soltanto di parole, cioè di cazzate, senza che si offenda il fallo.